Oggi andiamo a dare una risposta a tutti coloro che mi hanno scritto e che mi hanno detto che questo attrezzo, ovvero il soffiatore dell'Ego Power, non è poi così potente. Adesso vi faccio vedere, tra l'altro io ho appena avuto uno schianto di un albero di 22 anni, pensate, e abbiamo tagliato legna tutto il giorno con una motosega Ego Power, di cui troverete il video. Adesso vi faccio vedere, qui ci sono giù chili e chili di segatura, in un attimo come andiamo a ripulire attraverso il soffiatore. E non lo velocizzo, voglio proprio farvelo vedere così in real time. Così è la versione normale, quando si schiaccia questo va in versione turbo, guardate. Eccomi qua, allora come vedete adesso mi fermo perché ci sono giù chili e chili di segatura, ma tra l'altro c'è giù tutto il ghiaietto che è stato portato dal temporale. A seconda logicamente del peso che dobbiamo spostare possiamo metterci più o meno tempo, ma guardate che meraviglia, in un attimo sono riuscito a fare un lavoro che se non avessi quell'attrezzo qui non so quanto tempo dovevo impiegarci. Provate a immaginarlo con una scopa o con un rastrello di ferro, comunque è veramente potentissimo. Tanto per darvi un'idea, ho consumato, guardate, una tacca con tutto il lavoro che ho fatto. Quindi con questa batteria faccio 5 volte il lavoro che avete visto. E attenzione, questo è l'attrezzo dell'Ego Power che consuma più di tutti. Cioè la motosega che ho appena finito di usare consuma circa un terzo rispetto al soffiatore. Il decespugliatore la metà, quindi questo è il massimo del consumo che abbiamo. Perché anche qui qualcuno mi ha detto, ma chissà quanto durano queste batterie o chissà quanto consumo elettrico c'è. Ecco, potete immaginarvi che questa batteria innanzitutto avendone una di ricambio, intanto che io lavoro, dopo mezz'ora l'altra è già carica. Quindi fate voi due conti e poi mi dite se questo attrezzo qua è veramente una figata o no. Come sempre un bel pollice all'insù, spolliciate e iscrivetevi al canale. Ciao!